Alberto Negri nasce a Piacenza e fin da piccolo si appassiona a tutto ciò che sta in cielo. Da qui l'interesse a seguire più da vicino l'ufologia, gli archeomisteri e la paleoastronautica. Con la moglie Laura Gloppi, anche lei appassionata, partecipa a diversi incontri culturali e conferenze in Italia, fino ai simposi mondiali di San Marino. La conoscenza del generale Marcelletti e l'incontro con il presidente del CUN, dottor Pinotti, con il dottor Franco Mari, lo introducono nel Centro Ufologico Nazionale, fino alla pubblicazione su un ufonotiziario di Case Report riguardante un interessante incontro ravvicinato avvenuto nella Val Trebbia. Attualmente si occupa dell'attivissimo sito web Spazio Tesla, www.spaziotesla.it, e lavora su una ditta petrolifera come addetto commerciale. Svolge attività di volontariato nel settore del soccorso sanitario. E il titolo della sua relazione riguarda Val Trebbia, i 118 km di incontri con l'ignoto. Grazie Giampaolo. Intanto che Giorgio posiziona il computer, io vi posso solo accennare una cosa, che questo incontro che abbiamo avuto oggi con Piero, credo che personalmente mi ha arricchito tantissimo, perché come diceva Emilia, io non ho l'esperienza di Emilia e di Rino Di Stefano e di Giorgio Pratieri in seguito per aver seguito questo caso, però certamente oggi ci ha dato delle emozioni particolari proprio legate anche alla questione del regno animale, e non è da poco questa cosa qua, secondo me ha un valore aggiunto incredibile. La Val Trebbia ha una sua storia, un suo fascino. Intanto chi non la conosce, vabbè, insomma, invitiamo a venirci a trovare nella nostra vallata, perché oltre a vedere una bella natura si mangia anche molto bene e si beve bene. Questo non vuol dire che però vediamo gli UFO così, anzi, le ricerche che sono state fatte, come vedrete, vengono molto da lontano. Io cercherò di sorvolare sugli aspetti tecnici e anacronistici, perché poi le date le dimentichiamo. Spenderò qualcosa di più sulla parte finale, che non riguarda la Val Trebbia, ma riguarda un'altra vallata minore, ma molto magica, si chiama Val Pezzeno. Tra l'altro Sabrina, in uno speciale di Studio Aperto, ha dato spazio a queste ricerche che assieme a Elvio Fiorentini, come Centro Ufologico Nazionale Sezione di Piacenza, abbiamo iniziato a fare. Non sono ancora terminate, però oggi vi svegliamo qualche cosa, anche perché abbiamo un testimone qua con noi e soprattutto abbiamo un reperto di un contatto. Ed è uno dei pochi reperti che sono possibili, anche se uno diceva, chissà, questo qui magari l'ha copiato, l'ha fatto sul momento. No, c'è una piccola storia che racconteremo, che è inedita, e la racconteremo oggi. Grazie. 118 km è la lunghezza della Val Trebbia. La Val Trebbia parte da Piacenza e arriva a Genova, esce nel centro, nella periferia di Genova, che poi per questa strada si arriva al centro, e guarda caso passa a Torriglia. Quindi non a caso oggi i colleghi del Centro Ufologico, quindi del GUC di Cremona, mi hanno esortato dicendo: parliamo di qualcosa che c'entri con, che abbia un filo conduttore, un fil rouge. E questo è quanto. Allora, vado veloce e vediamo di arrivare. Devo fare così. Come vedete, non ci siamo preparati. Sì, grazie, Giorgio. Guarda, te li lasciamo qui per tutta la sera. Adesso abbiamo chiuso le porte. Quindi non possono scappare. Possono scappare perché poi tra l'altro scattano gli allarmi. Quindi. Allora, la faccio seduto, di solito mi muovo, ma dicono che per esigenze di ripresa il regista Alex Bocelli non vuole che io mi muova, quindi rimango fermo se vuoi. Bravo. È giusto? Meglio. E lo dicono anche io. Meglio, se no ti devo seguire. Perfetto. Allora, si sta caricando. Chi è che conosce la Val Trebbia intanto di voi? Quasi tutti, metà, venite a vederla, vi esorto a venirla a vedere. Allora, questo titolo mi ha aiutato, la stesura di questo titolo del collega Fiorentini, perché è vero, 118 km oltre la soglia dimensionale.
la soglia dimensionale perché capiremo che, e questo lo vedrete nella prossima slide, questa è la trebbia, questa era una zona molto mistica, quella che vedete, una bella foto molto colorata, questa che vedete sullo sfondo è la pietra parcellara, una pietra di ofiolite, di estrazione vulcanica, e qui i druidi facevano degli incontri, facevano dei riti, una zona tra le più energetiche. Per tornare al discorso della radiestesia, delle letture, dell'energia, ci dicono che questa zona è più potente ancora delle piramidi di Giza, della piana di Giza. Allora, perché vi parlo di... Vedete lo stesso? Lasciamo accese le luci? No, è lo stesso. Ma se non vi dà fastidio... No, così lo vedono meglio. Vedete meglio? Ok. Allora, siamo giunti a questa conclusione. Perché parliamo di soglia dimensionale? Perché gli UFO non volano, ma per noi si spostano. E questo l'avete visto stamattina quando abbiamo parlato dell'articolo all'interno della lista dell'aeronautica militare, io lo dico da ex AM, ero in aeronautica anch'io, e ve lo dico perché sui radar non arrivano, non li vediamo entrare gli oggetti volanti non identificati con una rotta ben precisa da uno spazio esterno, ma appaiono improvvisamente. Ecco perché i piloti dicono che li vedono arrivare all'improvviso, i radar non li agganciano solo per pochi istanti, perché gli UFO non volano, non hanno una struttura per volare come gli aeromobili, si spostano e si spostano in maniera discontinua. Questo ci dicono i testimoni che appunto ci vengono a raccontare queste cose. Allora, è d'obbligo fare un piccolo passaggio nella notte dei tempi, perché questo cronista, questo Antonio da Ribalta, nel 1456 aveva iniziato a riportare questa cronaca, dove qua più volte, quindi non una volta sola, ma quattro stelle apparsero in cielo, procedenti da oriente verso occidente. Questo, a segno di croce, questo movimento, proseguì fino ai primi giorni del 1457, quindi durò per parecchi mesi. Questo nella nostra zona, nella nostra Val Trebbia, quindi già allora si iniziavano ad avere dei contatti di questo genere. Allora, questo è un passaggio importante perché qui siamo nella base NATO di San Damiano, questa era una base ai tempi, negli anni 60-70, predisposta con bombardieri a carico nucleare, pronti a partire soprattutto tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60 per i problemi della Corea. Questo tenente colonnello della base, Dante Golinelli, si era alzato in volo per un volo di ricognizione di routine con questo F-84, che chi è esperto un attimino, che vuole andare a documentarsi su le riviste di aeronautico, sui siti, è il classico aeroplano col buco davanti per far entrare l'aria predisposta, quindi fatto così per poter essere in volo, per poter incamerare l'aria poi come un reattore e buttarla fuori da niente, per intenderci. Arrivato all'altezza di 13.000 metri, ha scorto praticamente un oggetto, un triangolo isoscele, ha tentato di raggiungere il target ma non vi è riuscito, e quindi dopo alcuni minuti di volo per cercare di raggiungere il target, perché comunque era esattamente sopra in verticale alla base aerea, ha desistito e ha proseguito la sua missione, che era una missione verso la direzione di Bologna. Poi nel momento del congedo il comandante, nel 91, questa rivista, che ormai non si trova più, la UFO Express, non andate a cercare perché non la potete trovare, il comandante confermò ufficialmente che ebbe questo contatto. Questa è una foto di repertorio, è probabile che il comandante abbia visto un oggetto di questo genere. Come Sabrina diceva stamattina, è vero, c'erano dei velivoli, dei droni, dei velivoli sperimentali, ma questi velivoli solitamente viaggiavano in poligoni non facilmente visibili, i poligoni tipo quelli di Area 51, per intenderci, dove la Lockheed Martin faceva i suoi esperimenti. Siamo in Val Trebbia e qui lasciamo il caso militare per andare invece su, e iniziamo a vedere ad avere delle testimonianze più dirette da liberi cittadini. Questo è il Ponte Gobbo di Bobbio, un ponte molto particolare, si dice, la leggenda dice che il diavolo lo costruì in una notte, lo fece così male che era tutto fatto a gobbe, molto suggestivo questo ponte, non è carrabile, è pedonale.
nel 19 agosto del 71, questo signore che si chiama Pietro Bongiorni e tutta la sua famiglia vide un umanoide, così lo definì, scafandrato, che aveva le sembianze di un motociclista in sella ad una moto. Vide questo umanoide volteggiare sul greto del fiume, raccogliere sassi, e fino a un certo punto, fintanto che a un certo punto questo umanoide si pose davanti a lui, alla terrazza, volò davanti a lui alla terrazza delle terme di Bobbio, ahimè queste terme sono chiuse, fissò i testimoni e poi scomparve ad altissima velocità. Siamo nel 1971. Questi sono i giornali dell'epoca che avevo tenuto, perché ero un ragazzino al tempo, e che riportano questo fatto. Tra l'altro fu riportato ancora anche nel 1976. Ci avviciniamo, arriviamo a Rizzolo, 1980. Rizzolo è un piccolo paesino di poche case, guarda caso vicino alla base NATO di San Damiano. Questi che vedete sullo staglio in fondo sono gli hangar shelter della base aerea, ci sono delle stazioni di trasmissione radio. Qui ci addentriamo nel borgo alto del paese, che è fatto da due agglomerati, piccoli agglomerati, uno basso vicino alla strada di passaggio e uno in alto dove c'è questa chiesetta molto caratteristica. Ebbene, qui ci vedete, io scorro queste foto perché poi le rivedrete in un disegno. Questo è un casale, l'aeroporto è esattamente di fronte a questo casale, dalla parte, quindi dalla mia parte, diciamo. Questo è un portale d'ingresso. Questa è la signora Albanella, che al tempo era una ragazzina, nell'80, mi sta facendo un disegno, questo disegno, dove si vedono appunto i tetti di quella casa che avete visto allungata, e lei d'estate, assieme ad alcune persone, quello che poi diventerà suo marito, stavano facendo una grigliata. A un certo punto vedono un oggetto, vede un oggetto luminoso a forma di palla, che volteggia sopra ai tetti di questa casa. Da qui ad andare all'aeroporto militare di Nadare ci saranno circa non più di un chilometro. Questo accadimento, questo avvenimento, questo fatto, in un certo qual modo era anche discusso all'interno della base. Cioè, quindi sapevamo di questa cosa. Io feci il militare nell'81 e questa notizia in un certo qual modo venne fuori, non tanto della signora, ma quanto di questo oggetto strano che volteggiava vicino alla base. Siamo nell'83, quindi 3 anni più tardi, siamo in inverno, siamo in novembre, 19.30, quindi c'è scuro, c'è buio. Dove avete visto il cartello Rizzolo, c'è una fermata dell'autobus. La mamma di Albanella, la signora Clara Ratti, assieme al marito, scesero dal pullman in arrivo dalla città di Piacenza per recarsi nel borgo alto del paese. Furono avvolti da un bagliore accecante con un effetto di pieno giorno. La signora Albanella mi disse che la mamma sentì una specie di avvertì un fruscio come se passasse uno stormo di uccelli. Siamo in aperta campagna, l'attività di volo a quell'ora, se non c'è qualche missione particolare, non c'è, quindi non potevano anche essere aerei, poi scambiare aerei per degli uccellini, insomma, mi sembra un po' una cosa strana. Qui cito alcuni casi velocemente. Non entro nel merito, però, di tutti gli avvistamenti che sono avvenuti tra la zona della Val Trebbia e della Val d'Arda, perché qui è della Val Nure, perché questo ad esempio è Fiorenzuola, quindi Val d'Arda, Barole, Val Nure e Città di Piacenza. Questi sono dei casi riportati anche dalla stampa locale. Quello del 1983 però è degno di un piccolo approfondimento. Alex, si chiama Alessandro, io ho abbreviato in Alex, è un ragazzino che sta correndo sul fiume Trebbia di fronte alla pietra parcellara, fotografie che avete visto all'inizio, luogo molto mistico. Questo è un articolo che è stato pubblicato su Notiziario UFO. Alex sta correndo sul greto del Trebbia, si sta divertendo con la moto, ad un certo punto scorge alla sua destra, avverte la presenza di qualcosa. Blocca la moto, si gira a guardare sulla sua destra e, cito testuali parole, ho visto una suora volante. Questo è riportato anche in altri giornali, in altre riviste, anche quello del CIFAS abbia riportato una cosa di questo genere. La suora volante
ha, diciamo, sfidato Alex nella corsa in moto all'interno del Greto del Trebbia, si è portata avanti a lui circa di 200-300 metri e a un certo punto si è girata, ha guardato Alex, Alex ha avuto la sensazione di vedere due occhi rossi all'interno dello scafandro nero. Vi ricordate Guerre Stellari? Chi vi fa venire in mente? Ok, Lord Feather. Benissimo, a questo punto l'entità attraversa il Greto del Trebbia, dal greto alla, diciamo, dalla massicciata all'acqua c'è un salto circa di 1,5 metri. L'entità vola via, passa sull'acqua e entra in questa boscaglia qua a una velocità iperbolica. Lui dice, qui come minimo si sarà schiantato, sarà successo qualcosa. Questo è lo scenario che vede la Valtrebbia, il luogo dove è avvenuto questo. E questo è il disegno che mi ha fatto Alex. Quindi questa, diciamo, suora, perché era scafandrata di nero, che librandosi come la macchina di Zanfretta quando scendeva dai tornanti di Rossi, supera il greto del fiume e va dalla parte opposta. Allora, Alex va a casa, racconta questo ai genitori, lo prendono naturalmente per matto, è ragazzino, il papà pensa subito che Alex si è fatto una canna, perché è facile fare questa, dare questa definizione, arrivare a questa conclusione. L'unico che crede quantomeno al racconto di Alex, perché è sincero il racconto di Alex, è il nonno. E gli dice, probabilmente hai visto l'anima di una suora, perché qui sopra in Valtrebbia ci fu un eccidio di monache da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Alcune le uccisero, alcune si suicidarono buttandosi da una rupe. Ora, più bravo di me c'è Elio, che va sempre all'archivio di Piacenza della biblioteca, non ha finora trovato anche lui nessuna corrispondenza a questa storia. Cioè, quindi, suore non ne sono state uccise in maniera così efferata e massiccia. Qualcosa è successo ad Alex. Qualche anno dopo, durante una conferenza sempre in Valtrebbia, al termine di una conferenza su questo tema, il presidente della Proloco locale mi è venuto vicino e mi ha detto a microfoni spenti: guardi che lei ha detto una cosa che è capitata anche qui, perché il figlio del mio amico, che era appartato con l'amorosa sui campi di fianco, mi ha descritto la stessa identica cosa che ha detto lei questa sera, e siamo nello scenario della Valtrebbia, nella zona di Perino, Travo, Bombi, in questa zona qua. Quindi si vede che questo signore, questa entità era solita girare in questa zona. Questa è una foto di archivio, è una nave De Luz, la chiamano così, nel Centro America, e le vedono tutti i giorni. Questa è una foto che mi ha regalato Carlos Diaz, che è un noto contattista, ce l'ha regalata a Laura e a me durante un congresso a San Marino. E questa è una palma, ok? Questa è una montagna sopra la località, non me la ricordo, perdonatemi, però in questa zona sono molto abituati a vedere queste cose, cioè ci convivono. Pigazzano, una coppia di fidanzati, ha visto un oggetto librarsi nell'aria e sopra la verticale della polveriera di Gossolengo, cioè una polveriera militare molto grande, e poi sparire a destra, quindi a destra in direzione Parma, quindi sparire letteralmente proprio è schizzata via. Questa è una foto di un oggetto che non è né una stella né un aeromobile, ma è una foto che ci ha gentilmente concesso Roberto Facchini, vicino alla campanile di un paesino che si chiama Pieve Dugliara, siamo vicini a Vergaro. Nel 2002 c'è una sequela di avvistamenti, il giornale locale Libertà ne riporta diversi articoli, e qui c'è la testimonianza di un personaggio molto autorevole, è il direttore dell'osservatorio astronomico di Bagia in Ungheria, è il dottor Tibor Egedus, che durante un passaggio con dei pullman sulla tangenziale nord di Piacenza alle ore 13 fa questa foto e vede questo oggetto che poi analizzato assieme ai giornalisti di Libertà ci accorgiamo che è un oggetto di forma sferoidale. Momigliano, qui continuiamo, questo lo sapete, vede un oggetto che cambia nel tempo e nello spazio, perché sono passati diversi minuti da quando lui ha agganciato il primo avvistamento, cambia forma,
e cambia anche direzione con dei continui movimenti detti a foglia morta, tipici degli oggetti volanti. Ecco perché vi torno a dire che gli UFO non volano ma si spostano. Probabilmente questi oggetti, mi spingo un attimino un po' più in là perché è frutto questo di alcune osservazioni fatte con dei fisici, con degli ingegneri che studiano anche la fisica quantistica, sono movimenti che sono possibili soltanto ad oggetti che utilizzano propulsione di materia e antimateria. Siamo a Croara, qui è molto bello questo avvistamento perché nel 2006 c'è un gruppo di persone, 8 persone, di cui una bambina di 5 anni, che tra le 8 persone diciamo che Laura ed io, osserviamo il passaggio di due aeromobili, di due oggetti, di due ordigni di forma sferica. Notiamo, prendendo al volo un binocolo che hanno questi oggetti degli oblò nella loro parte di circonferenza mediana, vediamo tutti tranne una persona che però vedeva le stelle, quella persona, e non vedeva i due oggetti. Ci chiediamo come mai, perché? E forse questo come mai, questo perché, è la risposta al perché non tutti vedono gli oggetti volanti non identificati. Questa persona di indubbia moralità non ci stava prendendo in giro, lui non li vedeva, ma vedeva comunque nello spazio circostante le stelle che erano molto più lontane degli oggetti volanti. Quindi è molto probabile, è un'ipotesi che noi facciamo, che non tutti siano adeguatamente preposti per poter elaborare certe immagini. Sembra molto azzardata l'ipotesi, ma non vediamo altre per il momento. E l'assioma è guardare ma non vedere. Non tutti riescono a vedere esattamente quello che accade in cielo. Velocissimo, chi ha scattato questa foto ha detto guarda l'UFO a sinistra, in realtà a sinistra c'è un lampione, a destra c'è l'oggetto volante segnato nella fotografia del giornale. Fa questo movimento l'oggetto, dallo scatto di una foto digitale, quindi in meno di un secondo l'oggetto passa dalla parte sinistra alla parte destra dello schermo. Qui c'era la festa del paese di Fiorenzuola, non so quanti fossero, comunque diverse centinaia e centinaia di persone. Qui siamo sempre a Fiorenzuola, quindi la Val d'Adda, non è la Val Trebbia. Il caso di Alvarola, di un signore che ha detto no, io ci metto la faccia, questo era un professionista fermato a Piacenza, a due imprese di costruzioni, e dice io a passeggio, questa è la sua azienda di costruzione, lui era qua su questo crinale col cane, e dice io ho visto questa cosa che avanzava, il cane si è più, non l'ho neanche visto, il cane si è fermato, guardati in alto, ha cominciato a abbaiare e ho visto questo oggetto che fluttuava, ma non è un pallone, ha detto. Poi a un certo punto è sparito e lui ci ha fatto il disegnino col moto di questo oggetto. Poteva essere una sonda, non lo sappiamo, comunque sia qualcosa di strano, lui e ha sottoscritto, ha firmato, perché noi del centro ufologico cataloghiamo i casi di chi ci li vuole venire a raccontare. Gli garantiamo il massimo della privacy, cataloghiamo il caso, mandiamo giù alla sezione di Firenze, che è l'archivio centrale nazionale, però se uno dice no, pubblicate pure il mio nome, che si vede in chiaro, in questo caso Gianfranco Bombicini ha voluto far sapere che ha visto questa cosa. Come l'ha vista anche questo ragazzo che aveva fatto questo disegno autografato. Questo è il caso di Sandro Esposito, qui nel disegno non si vede molto, no, si vede bene, non lo vedo male io, ma voi lo vedete bene. Sandro Esposito la conosciamo assieme ad Elvio e ci racconta questa storiella. Lei ha la casa di fronte al Trebbia, siamo vicini al castello di Rivalta, castello bellissimo, andatelo a visitare, e c'è questo cascinale, oltre al cascinale c'è il greto del Trebbia. Lei vede un gruppo di oggetti sferici che fanno, come lei ci dice, una danza intelligente e sembra quasi che interagiscano con lei nel momento in cui lei dimostra tranquillità o apprensione o paura. Gli oggetti si allontanano, si avvicinano a seconda del suo stato d'animo. E da qui noi pensiamo, ipotizziamo che ci sia anche qualcosa di carattere di un movimento intelligente, di un'interazione a livello di inconscio. L'ultimo caso ufficiale interessante che abbiamo seguito a Piacenza è quello di Travo del marzo 2013, quindi abbastanza recente. Alle 6:30 della mattina
una famiglia intera si accorge che nel cielo sta passando un oggetto di questa forma, che noi abbiamo detto così, alla quale abbiamo dato questo nome, di croce anche, che è una famosa, un famoso simbolo egizio. Loro ci dicono che ha un aspetto molto rude, sembra una pietra che vola o un ferro arrugginito, corrugato, che silenziosamente si sposta dal nord verso il sud-ovest dello spazio aereo sopra Trau, in completo silenzio. Unica anomalia è che ci dicono, al passaggio dell'oggetto, l'orologio digitale in casa si ferma. È l'unica cosa strana che abbiamo rilevato. Comunque, famiglia di persone serissime, sulle quali non abbiamo avuto nulla da dire, ci hanno accolto con molta gentilezza in casa loro, ci hanno raccontato tutta la storia, hanno autografato il caso. Siamo vicini a Trau, questa ragazza assieme al suo fidanzato nel lavorare nei campi osservano un aereo che da ovest viaggia verso est, e sopra l'aereo un oggetto sigariforme che va in direzione completamente opposta. Loro sono qua sotto che stanno lavorando, hanno visto questo siluro che passava senza far rumore. San Michele di Morfasso, altro luogo particolare, siamo in Alta Valdarda, qui il dottor Pantera ha fatto delle indagini interessanti su dei cerchi nel grano negli anni passati, mi sembra di 2008 ha fatto delle indagini. Questa ragazza che lavora come cuoca, come cameriere in una trattoria a valle, alle 5:30 si alza, vede una palla di fuoco, ecco, lei me l'ha disegnata così, con queste due ali. Dura circa 5 minuti l'avvistamento, però cosa nota lei? Senza che le dica nulla, totale assenza di rumori, perché come dicevo sono le 5 della mattina, ma la totale assenza di rumori soprattutto della natura. Se voi vi alzate alle 5 della mattina, sentite in montagna un cinguettio, sentite i rumori, la musica della natura, che è bellissima. Lei sente invece, si accorge che c'è silenzio, totale silenzio, un silenzio surreale che viene spesso raccontato dai testimoni di avvistamenti, di contatti, e ha un senso di nausea e un aumento dei sintomi allergologici. Allora, lei è una ragazza un po' particolare perché soffre di diverse allergie, tanto che è stata anche oggetto di alcuni studi approfonditi, qualche esperimento al mondino di Pavia. Questa sensazione le rimarrà per alcuni giorni, quindi è una testimone anche lei molto molto attendibile, molto credibile. A un certo punto l'oggetto non vola via, viene come inghiottito nel vuoto, nel nulla, quindi sparisce dalla sua vista a una presunta altezza, lei dice in 6-8 mila metri, perché cielo era sereno, c'era qualche nuvola, io l'ho visto dietro le nuvole. Il meteorologo, adesso il maresciallo Zoni è andato via, però ci dice che i nuvoli viaggiano attorno dai 4 agli 8 ai 6 mila metri, 8 mila al massimo, quindi era circa quell'altezza lì. Allora, io ho finito perché non volevo tediarvi di più, però se possiamo accendere le luci adesso, e quindi io a questo punto inviterei sul palco una persona, vi parliamo invece del caso che stiamo seguendo un po' in punta di piedi, un po' in sordina a Piacenza, in una zona che è quella della Val Mezzeno, che è una valle molto piccola, molto intimo stare a buio, cosa dite? Ci stiamo riuscendo, no? Ma lo so che poi dopo quando si continua a ripetere la solita cosa è peggio ancora. L'Alta Val Mezzeno è una zona, Placido, intanto ti chiedo di... ci è andato addirittura la luce spot lì davanti, devo venire davanti allora. Andiamo davanti allora. Perché quella è la locandina di dopo Vita da Cani, Vita da Gatti. quello che vedete... Vediamo qua. Quello che vedete è uno dei nostri gatti. Si chiama Grigia, non sappiamo che nome darle, è fortissima, l'abbiamo messa quando va a dormire nella nostra vaschetta, va lì. Placido, si vede un attimo, facciamo al volo, diciamo una cosa. Allora, Placido, innanzitutto, buonasera. Diamo il microfono. Allora, Placido non ha bisogno di essere spronato perché è ipercarico.
Allora, la sua storia viene così, perché ci chiama noi del centro ufologico, e una sera assieme a Edwin cominciamo a visionare qualcosa. Non riusciamo a capire bene cosa, dice, ma secondo noi è un oggetto volante molto particolare. E questo oggetto volante, allora, ci date lo spot, quello che è sopra di noi, che dovrebbe accendersi subito. Quello che si accende, ecco, va bene questo, basta, stop. Allora, visioniamo il filmato, e dice, caspita, è genuino, è buono questo filmato, interessante. Poi questo filmato passerà anche in Italia 1, perché in effetti è uno dei casi più interessanti che troviamo. Però Placido pare che abbia un trascorso. Allora, intanto diciamo la zona, più o meno, non diciamo tutto perché sennò non andiamo più a fare le indagini. Però siamo a Gropparello, c'è un bellissimo castello ed è una valle stupenda. È una valle, diciamo, che è magica. È magica, cioè io l'ho scoperto con gli anni. Allora, il trascorso è molto semplice. Ho visto che passava sempre l'83, quell'83 lì. L'83 è un anno magico. Allora, l'83 io avevo qualche anno in meno e lavoravo in una piccola azienda della zona. E con me è venuto un nuovo collega che diceva, quello è matto, vede gli UFO. E allora, da buon ragazzino, non perdevo occasione anch'io per prenderlo in giro. E ci andavo sotto un giorno e disse, ma si chiamava Lino, questa persona non c'è più purtroppo. Sono partiti tutti. Allora, gli disse, ma Lino, ma questo avvistamento, raccontami qualcosa, quando è stato? Lui mi mette lì e sono attimino e fa, 5 anni or sono, quindi l'83, 78. Che è l'anno della famosa ondata, tra l'altro, degli UFO. Esatto, che comunque sia, vabbè, l'ho presa così, passa qualche mese e come vedo lì, novembre 83, sottosera, quindi potevano essere benissimo le 19 circa, con un altro collega che lui aveva la macchina, io ero minorenne, andando verso casa, vediamo questa sfera bellissima, secondo me a un'altezza di, non so, 150 metri, aveva un diametro di una trentina di metri, sembrava un fuoco freddo, difficile da spiegare, cambiava colore, il cerchio era perfetto, però dentro era rosso, verde, blu, e si muoveva in senso orizzontale e si addentrava dentro una vallata che portava verso le nostre colline. E la cosa strana è che io e il mio collega non ci siamo fermati a guardarlo, cioè andavamo in macchina, guarda, sarà l'UFO dell'Ino, ma poi tornando a casa pensavo, vabbè, e poi sta cosa qua finisce, nel senso che per tanti anni io guardavo il cielo, non ho mai visto nulla a parte qualche stella cadente, vabbè. Però ci vediamo una cosa, adesso ti interrompo un secondo, sì. Perché la zona della Val Vezzeno, poi andando a spulciare, a guardare, perché poi come diceva Giorgio Battera, se prendiamo ognuno di noi, quando spegniamo le telecamere, spegniamo i microfoni, ci mettiamo magari fuori a parlare, uno su due ci viene a raccontare sempre qualcosa, è fisiologico. Salta fuori che parlando con, perché poi lì il gruppo è piccolino, sì. Quindi usiamo sempre la discrezione delle... che dovuta, ok? Parli con uno, parli con l'altro e cominciano a saltare fuori i casi legati agli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando vedevano nel greto della... Sì, c'è un piccolo torrente, c'è una persona di una certa età, una persona assolutamente pulita, e mi dice, ma io quando ero ragazzino, quindi agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, ero lì nel torrente e c'era questa sfera qua argentata, grossissima, c'era stato 100 metri, non so se è esagerato o meno. E ci siamo avvicinati col mio nonno, a un certo momento questa qua è schizzata in alto, senza far rumore, io ho chiesto poi alla tua domanda, nessun spostamento d'aria, anche lui mi disse la stessa cosa, non si sentiva un animale. Quindi silenzio totale. Animazione sospesa. Cioè proprio schizzare a una velocità incredibile. Poi sempre lui, vabbè, non so se vado avanti a raccontare, aveva un cugino in aeronautica. Ah, va.
Io qui ho paura. Avevo un cosino che... Attenzione a quello che dici. Io ho sempre paura quando si attenzione. Che era detto ai radar e che gli disse: quando vado in pensione ti racconto una cosa. Ecco, basta. E qua mi fa. Fermiamoci qua. Va bene. Va bene. Però vabbè, non è mistero, perché abbiamo detto, la rivista Aeronautica ha pubblicato nella pagina centrale queste cose. Quindi stamattina l'hai già detto, no Giorgio? Però poi c'è una sospensione, c'è un numero di anni, e poi saltano fuori ancora degli avvistamenti. Sì. E da qui, diciamo, da un anno a questa parte, a settembre a questa parte, l'anno scorso, cominciano certi avvistamenti. Dal 13 settembre. Ok, va bene. Allora, per evitare di portare molto lungo la faccenda, vi abbiamo detto, noi volevamo portare anche qualcosa di reale a farvi vedere. E allora cosa succede? Che allora, io praticamente sono il presidente di un'associazione ONLUS, di Gropparello, e fra le tante cose ci occupiamo anche dell'ambiente, vale a dire che prendiamo in considerazione di pulire una volta all'anno una determinata zona. Io ho la fortuna che tutte le associazioni mi seguono, quindi creiamo un bel gruppo, 200-300 persone, e facciamo un bel numero. Quest'anno è capitata la casa del Lino è morto. Purtroppo negli ultimi anni si era ammalato ed era diventato un accumulatore seriale, quindi c'era di tutto e di più, e quindi non aveva nessuno, doveva occuparsi nel comune, abbiamo detto ce la occupiamo noi di pulire la casa e gli intorni del Lino. Okay. E quindi abbiamo creato una squadra lì, e alla fine di tutto c'era una zona che io avevo chiuso, nel senso una strada, perché poteva essere pericolosa. Vado a sincerarmi che tutto a posto, perché c'era un blocco del tribunale, cioè c'era un vincolo, e trovo questi quadri. Facciamo vedere i quadri. Uno e uno, due. Ok. Così li potete... Allora, li vedete in anteprima perché non li ha visti ancora nessuno? Alziamo. Ok. Si parte da 4.000 euro, che offro di più. 1978. Il Lino sapeva disegnare? No. Il Lino mi diceva che non sapeva disegnare. Fino a... Ok. Queste montagne... Che montagne sono? Allora, queste montagne sono esattamente dove ci sono queste attività che loro hanno in corso una... Allora, ti blocco un istante, okay. Perché su queste attività, sì, adesso non diciamo la data perché chiaramente, no? Comunque nel prossimo mese, con ben due gruppi di ricerca, il SIRC, Società Italiana di Ricerche Paranormali, con Silent, che è un gruppo nuovo che si occupa in particolare di rilevazione fonica e audio, andremo proprio in questa zona e faremo quello che si definisce una via di mezzo tra una ricerca costante e una ricerca di sky watching. Praticamente passeremo lì più di mezza giornata e resteremo lì fino a notte inoltrata per rilevare con tutta una strumentazione tecnica tutto quello che si può rilevare in questo luogo. Lui ci farà da guida e da responsabile se succede qualche cosa, e speriamo di relazionarvi su qualche cosa di effettivamente scientificamente, empiricamente, dal punto di vista analogico, digitale, che sia rilevabile. Volevo dire una cosa sola. Allora, io a proposito di gemelli, ho due gemelli di 17 anni, e la prima volta che, quindi un anno fa, ho fatto il filmato, il primo filmato, ho chiamato fuori i miei figli di casa, gli ho detto, ma cosa vedete? Allora, uno dei due diceva, vedo quella luce che cambia colore, si accende, si spegne, l'altro invece non vedeva nulla. Ritornato. Quindi potrebbe essere la riprova del... Non vedeva nulla. Sì. Non vedeva nulla. Colore degli occhi? Verde. Tutti e due? No, i miei figli? Sì. No, uno marrone e l'altro verde. E qual è quello che vedeva? Qual è quello che vedeva? Quello che ha gli occhi verdi. Adesso però, adesso lo spiega però. Dagli il microfono per capire la storia. Io
so, mi odierete perché io mi intrufolo sempre, però non, io sono ricercatore nato, cerco anche il freddo per il letto a volte. C'è uno studio di Roberto Balbi, che io quando pronuncio mi commuovo quasi sempre, che ha confermato i giochi dei bambini. Comunemente quando i bambini sotto i 5 anni parlano, sembra che parlino da soli, no? Tu mettiti qui, giochiamo. Qualche genitore si è preoccupato, è andato dal medico, ha detto ma il mio figlio, no, non si preoccupi, è l'amico invisibile, è l'amico immaginario. Però questi amici immaginari da adulti si continuano a vedere se uno ha gli occhi azzurri. Perché? Perché nella banda dell'ultravioletto, che va a pescare nell'azzurro, chiaramente, perché prima dell'ultravioletto viene l'azzurro, c'è una facoltà non ancora spiegabile, eh? Io non sono Tesla, non è ancora spiegato, ma è documentato statisticamente che chi ha gli occhi azzurri è più favorito nel vedere, specialmente di notte, cose che chi ha un colore degli occhi diverso non può vedere. Questa è statistica, non chiedetemi perché. Se avessimo dei soldi... Allora, siccome non ci siamo messi d'accordo, allora diciamo una mezza cosa sugli omini. No, nel senso che siccome non ci siamo messi d'accordo, e tu ci avevi detto, mi hai detto che sì. C'è quel bambino, allora, quella signora, quella ragazza che è tra l'altro una regista teatrale. Esatto. Quella zona presente, che su cui loro faranno la ricerca, faranno lo studio. Io ho parlato con un'amica, che anche lei dicono che è matta, naturalmente, e che ha un bambino fortissimo, vivacissimo, ha 12 anni adesso, e questa mi disse: guarda, devo raccontarti una cosa, io quando avevo un bambino piccolino che non riuscivo a farlo dormire, la sera, d'estate, con il carrozzino, col passeggino, 11 e mezza, mezzanotte, poteva essere mezzanotte e mezza, tanto c'era caldo, su questa stradina sterrata facevo avanti e indietro per farlo addormentare, e arrivavano 3-4 sfere ad altezza di 5-6 metri e poi scomparivano. Che erano quelle che vedevano anche gli agricoltori quando esatto, erano i campi, no? Esatto. E poi scomparivano all'interno di un terreno. Cioè. Questo bambino, crescendo, diceva sempre con sua mamma che vedeva delle cose. Vedeva, non so, lo gnomo, vedeva la fattina, vedeva delle sfere, vedeva... E sua mamma, vabbè... Fino a quando un giorno gli ha detto, mamma guarda che ho visto davvero quei due gnomettini lì, erano piccolini, e piangeva, gli diceva, perché non sono gelati a salutarmi. Quindi cioè, era proprio, i bambini, gli gnomi stavano andando via. Allora io a distanza di anni gli ho detto, ma puoi farmi un disegno? Sì. E il bambino mi ha fatto un disegno senza vedere dov'è, che io ho portato Alberto Neri. Hai capito dov'è il posto? Cioè, me l'ha fatto proprio come se fosse una foto, quindi lui ricordava nella mente la casettina, gli gnomettini, facevano una luce, con la barbetta e le cappellini. Sì, poi ha fatto un'aura intorno. Ha fatto un'aura intorno, e comunque è la zona in questione, quindi è dove c'è la ricerca. Quindi è l'amico dei giochi. L'amico dei giochi. Sì, qui poi penso che ha degli occhi chiari. Proprio. Prego. L'amico dei giochi, cioè l'amico, quello che chiamiamo l'amico immaginario, l'invisibile. Adesso non vorremmo entrare magari in una sfera, io su quello non sono, anzi, più avvezzo su queste cose, perché io su questo non ho conoscenza, però i racconti di esempio di una mia collega che mentre portava la bambina all'asilo, vedeva la bambina nello specchietto che ha preso dalla macchina, che parlava, dice ma con chi stai parlando? Gli ha detto col nonno non c'era più, e ha raccontato, attenzione, del nonno, lei non conosceva nulla perché era un nonno di cui non c'erano neanche fotografie in casa,
e raccontava come era vestito il nonno e cosa le diceva, e chiaramente gli ha, guarda caso, detto cose, e gli ha detto come era vestito, come era nella realtà, quando era in vita. Quindi qui entriamo in una sfera diversa, sì, entriamo difficile, quindi, voglio dire, però consideriamole sempre delle forme di contatto. Prego, esatto. Sì, no, dico, no, diverse da quella che è l'attinenza di oggi. Sì, dai, ci sarebbe da prego una chiacchierata a parte. Se ci fosse uno dei cinque figli seduto lì, ci direbbe un po' di... ho capito, però la realtà è questa e io sono propenso comunque a... a dire ok, cioè io ci credo, quindi non devo stare. È dal Medioevo che la storia dei trolls e degli gnomi salta fuori, non saranno mica tutti matti. No, ma poi gioco. Poi c'è anche un caso. Sì, ma i casi sì. Tantissimi. Poi chiedo il microfono. Vai fa quel passaggio sul caso di quel collega che ha visto sulla Valtrebbia l'essere. Collega di Zanzoretta. Sì. Ringraziamo Placido. Stai qui con noi. Il portatore di qua. Esiste una casistica notevole. Ad esempio, la prima cosa che mi è venuta in mente è una foto che è in possesso l'originale della Psychical Research inglese, l'SPR inglese, che è un gruppo che da circa più di un secolo si occupa di eventi paranormali legati però più all'ambito della ricerca psichica e della parapsicologia. C'è questa foto, una delle tante, che è veramente suggestiva, nella quale viene scattata una foto a un bambino che tempo prima aveva perso la tata, che era la sua babysitter, e mentre scatta la foto lui guarda per aria e dice alla madre: Nani è qui, che era il nome di questa tata. E uno dice: gli amici invisibili. Se non che è stato fatto un ingrandimento della pupilla del bambino, dove viene riflessa l'ombra di una donna anziana. Quindi voglio dire, se è un fenomeno legato allo psichismo, è un fenomeno che manifesta in maniera, direi, fisica e ponderosa. Il fatto di vedere, ad esempio, gli gnomi, come è capitato... E capita, e qualche volta ci... Sulla 45 è successo di un metronauta, sì, che ha visto quell'essere piccolino che è entrato dentro nel tubo di... Sì, non era un metronauta, era una persona, sì, che voltando, facendo una curva nei pressi di Caruara, facendo una curva, a un certo punto quei fanali ha illuminato una gratta che portava a una specie di fognatura di scarico dell'acqua che poi passava sotto la strada e si andava a buttare nel fiume, dove c'erano queste gratte un po' larghe, ha illuminato, è rimasto lì perché ha visto un essere più o meno di queste dimensioni con dei vestiti fatti di stoffa colorata di panno che, come si è visto illuminato, si è subito infilato e è rimasto stupito, ha cercato di guardare se lo vedeva uscire dall'altra parte, ma non l'ha più visto, insomma. Quindi sicuramente la fisica, Michio Kaku, che è un fisico, dice che alcune dimensioni, perché qui si parla di dimensioni altre, sono vicine a noi più della nostra stessa pelle. È molto suggestiva come immagine. Molto bella anche quella. Allora, aspetta un attimo, voglio chiedere ad Emilio qualcosa riguardo a questo, perché io penso che con suo marito e con lei e con tutto il bagaglio di ricerche che hanno fatto, a voi sono capitati casi di questo genere nella zona della Liguria, con la presenza di entità che assomigliano a folletti o cose di questo genere, Emilio? Non le sembra. Cioè quella foto del cane invisibile ma visibile? Sì, quella è sempre un episodio dello stesso tipo. Sì, parallelo, ma non un caso ufologico. Sì. Più sul paranormale. Ma pensate che lei e suo marito per almeno 20 anni, prima che li conoscessi io, sono stati i primi. E tra l'altro lo possiamo anche dire che... Sì, no, è così.
La fotografia astronomica tra gli anni 60 e 78-80 si basava sulle pellicole normali, normalissime pellicole fotografiche, però con una sensibilizzazione spinta. Che cos'è che dava questa sensibilizzazione spinta? La Kodak lo faceva ovviamente per i telescopi professionali e in migliaia di metri che poi imbobinava e li dava. La sensibilizzazione spinta consisteva nel metterli a contatto per un determinato tempo con vapore di mercurio. Il vapore di mercurio dava un'estrema sensibilità, perché sapete che le pose astronomiche, anche quelle in cui il telescopio è dotato di motore, perché sapete che l'asse terrestre non è fisso, possono durare anche una notte intera, cioè di 8, 10, 12 ore nell'arco del buio, secondo della stagione. Loro in casa, meno male che non è scoppiato niente, si sono sensibilizzati le pellicole con i vapori di mercurio da soli, sono stati gli unici in Italia, però come vedete, come nel caso di Zanfretta, non sapeva nessuno, perché questa è la ricerca. La ricerca parte da dentro, non è la ricerca di far sapere che tu ricerchi. La ricerca è questa. Quindi chi vi sbandiera tante cose, tanto per non far nomi, faccio sempre nomi e anche cognomi, Focus. Focus vi dà, se avete sete, cosa vi dà Focus? Vi dà il tappino, perché la bottiglia ce l'ha la NASA. E col cavolo che vi rovina a dire la verità, quando dicono ci stiamo lavorando, l'hanno già fatto. Internet è stato venduto ai civili quando in Italia non serviva più. Io poi mi arrabbio, tu hai citato prima... Sì, avete capito? Io ho paura qua. Non ti fa arrabbiare. Tu hai citato prima quando io sono andato a fare l'indagine sui cerchi del grano, sulla damorfasso, che poi era erba medica. Questa che vi racconto è brevissima, è veramente accaduta ed è stata pubblicata sul giornale del CUN, sul notiziario del CUN, quindi potete, se lo trovate perché è di qualche anno fa, potete tranquillamente confrontarlo. Allora, in provincia di Bologna, a riva destra del Reno, quindi sono ben preciso, c'è come in tutta l'Emilia Romagna, coltivazioni intensive, c'è una fattoria proprio a destra dell'argine del Reno, poco prima che sfoci. In questa fattoria vivono due anziani, ma non troppo, che però lui è ancora in gamba e col trattore vuole fare i suoi lavori, hanno un cane come tutti in campagna. Una notte di giugno c'era caldo e si vede che sono refrattari le zanzare, i due coniugi hanno dormito, cioè sì, sono andati a letto lasciando le imposte, le persiane, per dire, casa vecchia, le persiane socchiuse per fare un po' d'aria. Non era molto tardi, un quarto mezzanotte, credo, qualcosa del genere, si vede che la televisione non gli interessava, sentono il cane che abbaia furiosamente. Allora si sveglia pensando, cioè, Gildador, tanto il loro dialetto è simile al vostro, siamo padani, l'altro, e lei, stai attento, prendi il fucile. Allora lui, prima di prendere il fucile, scalzo va a spiare attraverso le persiane semichiuse. E a 30 metri davanti a casa sua, sul viottolo, non asfaltato ovviamente, sul viottolo che con il trattore lui poche ore prima aveva percorso per fare una carrettata di fieno, credo, vede, ma una cosetta che si vede tutti i giorni, un disco di 8 metri di diametro che staziona basculando, bouger, come dicono i francesi, nel più perfetto silenzio, a parte il cane che era arrabbiatissimo, luminosissimo, tant'è vero che la luce entrava dalle persiane semichiuse e la moglie gli diceva, ma cos'è col collusor lì, ma con che li fora? Che sono i cacciatori di Frodo, non lo so, qualcosa del genere. Lui dice, ma che bagai tutti luminosi. Quando io sono andato a fare l'intervista, ho detto, sì, va bene, d'accordo, abbiamo capito, abbiamo trovato la calcinazione, tutto vero. E c'era perfino un fagiano morto
dalle radiazioni elettromagnetiche, no, beh, allo stesso, calcinato. Quando gli ho chiesto, venga dunque, lei cosa ha fatto? Io comprevo a cafare e sono tornato a dormire. Non avevo un'arma, altrimenti l'avrei usata. Allora, guarda, ascolta, io comincio a ringraziare il pubblico e adesso poi... se restano qui ancora un attimo, se vogliono fare delle domande siamo qui a disposizione per rispondere. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione che avete dimostrato, che insomma, ci avete seguito con molta attenzione da stamattina fino adesso, comunque c'è stata partecipazione anche da parte vostra. Ringrazio naturalmente il gruppo UFO Cremona che ha organizzato questo evento per la prima volta nella città di Cremona. Ringrazio in particolare personalmente Alessandro Cocelli, che tutte le volte si fa un sacco di chilometri per documentare audio video le nostre cose. Ringrazio i partecipanti che ci sono qui al mio fianco e vi saluto, perché l'ultimo ringraziamento lo fa Mario a voi tutti. Grazie, ciao. E per Carozzi il tempo vorrà. Per Carozzi il tempo vorrà. Troppo buono, veramente, comunque, vabbè, che dire, ringrazio Giampaolo che ci ha permesso di condurre questa giornata bellissima. Allora, forse mi è sfuggito perché ho dovuto fare della spola, non so se il dottor Pattera... Sta così, non lo so. Non so se il dottor Pattera ha detto il prossimo appuntamento di Galileo, li hai detti? No. No. Allora ti do la possibilità di dirli. Vabbè, ricordo naturalmente che domani c'è, come avete visto, il castello di San Zena, questo importante appuntamento organizzato da Spazio Tesla. Noi ci vediamo, lasciamo passare l'estate, adesso vediamo un attimino, perché ci dobbiamo anche riposare anche noi, perché l'impegno è stato molto forte di organizzare questo primo convegno. E ci vediamo il 4 di ottobre, che è un sabato, al Palazzo Cittanova, e adesso dobbiamo ancora verificare se fare una specie di long version, di versione lunga col professor Biglino. Comunque tenetevi aggiornati col nostro sito. Vi invito a consegnarci le vostre schede di iscrizione che vi abbiamo dato insieme alla cartellina, così rimaniamo in contatto. E che altro? Grazie a questo pubblico fantastico, sempre attento e veramente importante. Ultima cosa di appunto Giorgio, se vuoi dire tu. Il prossimo appuntamento nella vicina gemella, diciamo ormai, perché abbiamo ricostituito il Granducato di Parma e Piacenza. Guastalla e Reggiano lo tagliamo fuori, noi non vogliamo Reggiano in casa. Voi siete di Parma e siete di Cremona, quindi facciamo adesso il triumvirato. Allora, se lo volete marcare, il 30 di maggio, che è un venerdì, fra pochi giorni, a Parma, nella sala comunale della circoscrizione Il Molinetto, via Argonne, se volete scrivere, o mi date la vostra email, vi mando il volantino per email, ci sarà la presentazione del libro di Marco La Rosa, l'autore, che è lì in sala, e in aggiunta una ripetizione per voi, che l'avete già vista, della mia relazione, quella di San Marino, che ho presentato anche stasera. Se pensate di averla già vista completamente, quindi sarebbe una ripetizione, vi metto nei vostri panni, informate chi oggi non è potuto venire. Se vuol venire, fin dei conti, se tagliate da Busseto sono 50 km, quindi in un'ora arrivate tranquillamente. Se mi lasciate l'email poi vi mando il volantino, grazie. Il libro di Marco La Rosa, L'Uomo Cosmico, lo potete trovare, penso ancora, se non li hanno già venduti tutti, Marco, lì all'ingresso della nostra postazione, e l'autografo lo fa direttamente l'autore, va bene? Come lo stesso libro di Enrico di Stefano. Avete qualche domanda specifica sulle ultime cose che abbiamo detto? Zanfretta, gli occhi azzurri. Buona osservazione. Grazie, grazie.